Avete presente 4 hotel? Ecco, noi abbiamo 4 uova, anzi 12 uova mi sembra. E quindi valuteremo precisamente il cioccolato, la sorpresa, il packaging e poi io ci butto anche 3 punti extra per il bonus! Cominciamo dal mio amato Snoopy, che tra l'altro vedo con sorpresa, ma immagino che la sorpresa sia questa, perché se dentro c'è un'altra sorpresa si becca già un bonus questo uovo di Snoopy. Grazie alla nostra amica Elisa che ce lo ha regalato. Valuterei prima di tutto il fazzoletto, perché si chiama fazzoletto. Carino. Per me bellissimo. Oh, però ne fa un buco. Immagino duro. Dal colore direi cioccolato al latte. C'è dentro un altro regalo. Niente. Un temperino di Snoopy. Assaggiamo. L'extra io lo do alla fine. Anche io. Perché magari poi uno c'ha una cosa mega galattica. Non sbirciare. Passiamo al prossimo uovo. So che sei fan. Hai fatto 10. No, vabbè. So che sei fan, però il fazzoletto è quello di 2 anni fa. Però a me questa roba che nel coso davanti c'è già scritto le possibilità di sorpresa è una cosa in più. Ok. Se però tu lo prendi, vedi già che cosa ci può essere dentro. E speriamo non la sacaposh che l'abbiamo già presa 2 anni fa. Fazzoletto è sempre un po' quella tovaglia per fare i picnic. Vedo una cosa che mi piace, che l'uovo è scuro. Sì, sarà fondente. Te lo dico subito. Non ci puoi credere, ma abbiamo trovato la sacca poche che è fatta in casa per voi. Voi come che fate? Io così, perché l'ho già trovata 2 anni fa. Non mi ricordavo di cosa sapeva. Cioccolato buono però. Questo l'ho preso per il nostro bimbo, perché amore, mi sa che Bing sarà uno dei nostri migliori amici. Infatti Sara ce ne ha già regalato uno qualche mese fa. È Kinder, quindi è costoso, uno dei più costosi anche se è piccolo. Però ti dico una cosa, tu mi hai criticato. Ma benedetto, c'è il fazzoletto di 2 anni fa. Quello di Kinder c'è da quando io ero bambino. Però cambiano qua. E comunque sì, sono d'accordo però con te. È il voto simbolo del fazzoletto sarà basso. Raga, a me mi fa impazzire. Non si dice, ma invece nel linguaggio parlato si può. Passiamo subito a assaggiare. Lo mangerai tutto. Il mini Bing! C'è da dire che Kinder sulle sorprese. Eh sì, però quanto costa l'uovo? Che se scarichi l'app si non fa qualcosa. Fa qualcosa, non sappiamo cosa. Votiamo! Prossimo uovo. No, mi è entrato un po' di cioccolato nelle teste. No, no, a me è entrato un po' di cioccolato in bocca. No, a te dici che il Kinder non lo vuoi, adesso non lo mangi. Più delle aspettative altissime. Inizia a leccarti i baffi perché ho trovato l'uovo di Gnam, della marca Dolci Preziosi, con latte, cioè cioccolato al latte e passion fruit. Allora ti dico una cosa. Costicchia. Io il primo lavoro da videomaker che ho fatto l'ho fatto da Gnam. Oh, mi hai spaventato. E mi aveva fatto assaggiare una pralina di cioccolato col passion fruit e sono quasi svenuto da quanto era buono. Il packaging è bellissimo. Bello, mi piace molto, sì. Un po' anonimo ma carino. Beh, secondo per me non è bello. Esatto, non è per bambini. Bambino okay. Vuole le sorprese più. È il primo che ha la cordicina. Sembra che abbia la varicella. C'è qualcosa dentro? È geniale, dentro ci sono dei cioccolatini. Certo. Pronto, aspetta, amore, insieme. Vieni. Vieni. Parte in un modo, finisce in un altro. Non riesco a capire. Neanche io. Oddio, poi diventa acidulo. È buono. Lo metto in bocca che sa di una cosa e poi sa di tutt'altro. Non so dare un voto. E non so, non riesco a capire se mi piace o no. Perché sembra cioccolato e poi ti arriva quella vena un po' quasi acidula di limone. Sembra anche a me, sembra limone. Per me è buonissimo, però deve piacerti. Devo ricordarti cosa è successo quando ho fatto sì l'ultima partita di Pokémon. Hai partorito. La carta ha sopra le sfere Poké non mi entusiasma. Potevano fare di molto meglio. Oh, ho rotto un gomito. No, che è sto schifezzino? È una calamita da frigo. Una calamita del Pokémon? Uccellino. No, pensa, che cos'è un? Penguin. Quindi? Super Penguin. Di Piplup. Una calamita da frigo. Solo il mio uovo ha le sorprese belle belle con i calzini. Non sto dando voti altissimi, avevo delle aspettative molto più alte. Ho scelto questo Lind, ma ho un dubbio. Perché te quelli al latte sono rossi e non c'era il packaging rosso, quindi sono un po' confusa. Dici che comunque è quello giusto? Non lo so. Che fa packaging molto bello. Grande. Questo lo vedo come quando devi andare a pranzo dai suoceri. Porto un nuovo Lind. C'è anche scritto Lind sul cioccolato, eh. Non questa è mai finezza successo esatto in nessun uovo. La sorpresa è una collanina con un quadrifoglio.
si sente che è cioccolato di qualità. Cioè lo... Si può dare 10? Certo, puoi dare 10. Questo è esclusivamente per te. Sì. È il Dark and Mild. Non so cosa voglia dire. Star Wars Kinder Gran Sorpresa. Se per forza ci metti un quarto d'ora, c'hai un casco. E raga, voi non lo vedete, ma un quarto d'ora che lui cerca di tagliare un pezzettino. Questo è anche esteticamente molto carino. Ha le pieghe. Zigrinato. È zigrinato. Con un effetto la puoi far diventare luminescente. E si spacca la spada. Ah no. Non ti piace? Non molto. Ma come fai a mangiare qua sotto? Mandaloriani non si tolgono il casco. È Grogu. Bello? Bello. Il prossimo uovo che ho scelto ha un motivo. È della Motta e è 44 gatti. Solo che 44 gatti, come saprete, è una canzone infila per sé con solo di due. Quindi nella remota speranza che la nostra canzone entri quest'anno allo Zecchino, c'è scritto che in ogni uovo c'è un personaggio 3D. Che fai? Ti dirò che il cioccolato è molto buono. E dentro c'è un, fai vedere, un piccolo gattino di 44 gatti. Amore, ti serve il pennarello. Babababaoli, Tom e Jerry, perché chi non ha mai guardato Tom e Jerry quando era piccolo? Posso dire però che l'abbinamento rosa, che è il colore di Bauli, con giallo, rosso, verde, non sia proprio il top? Non dispiace, esteticamente. Okay. Voglio vederlo aperto. Bauli, non so se avete visto la pubblicità quest'anno del bambino che col pennarello gli faceva il pandoro nero. Io ho pensato fosse un'edizione limitata, come tutti, quindi fate il pandoro edizione limitata nero. Difficile da capire. Vero? Stranissimo. Stranissimo, ma non male. Ma no. Diverso dagli altri. La sorpresa è un braccialetto non bellissimo con Tom. Da votare. Ambrogio, ho mangiato l'angurino. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio. Tra l'altro volevo dire che oggi al supermercato soltanto di un uovo tra tutti c'era la hostess che li promuoveva ed era questa Ferrero Rocher. Beh, perché diventa tanta roba. Bellissimo. Vabbè, è il colore del Ferrero Rocher. Che bello. Tre Ferrero Rocher. No ragazzi, qua ci siamo. Cosa devo dire? Cosa devo dire? Io do un 10. Anche io che non sono un grande amante gli do un 9. Mamma, che buono che è. Che buono. Che buono. Sicuramente un Alessio in miniatura giocando con il fratellino avrebbe scelto uno di questi Hot Wheels. Ma anche ora, sai perché? Tra tutti avessi scelto l'Hot Wheels per Mirabilandia. Brava. Scuola di polizia. Bello, il packaging è bellissimo. Poi giallo, il colore Hot Wheels. Mi piace. Però va bene. Sì, non so perché ho detto giallo. Fuori dice che ti costruisci la tua macchinina. Questo è per il mio amico Davide Padovan. Non lo prendo. Questo è per il mio amico Marco Gioni. Però è... Ok. Ragazzi, è una macchina di cartone, veramente. Assaggiamola molto, dai. Ok. Qui. Non mi fa impazzire il cioccolato. Sorpresa, devo vederla montata. La monto subito. Vai. Dopo precisamente 11 minuti in cui mio marito sta provando a montare questa Hot Wheels, non fa. Sarà un buon punto comunque. Esatto. Però è bello. Esatto, per un bambino è molto è bello da montare. Beh, ultimo, ma non meno importante, quello dei me contro te. Siamo sempre rimasti contenti della sorpresa perché dentro ci sono sempre bellissime sorprese. Fazzoletto per me, bellissimo. Prima voglio il regalo, la bandana, può bello. Essere così. Bello. Così. Allora, raga, bellissimo questo regalo. Bello. Direi che possiamo andare alle valutazioni finali. Sì. Facendo la somma dei punti, io avevo al primo posto Ferrero Rocher, secondo posto pari merito, Knam e la Lind. Ma okay, con il mio bonus extra ho ribaltato la classifica e gli ho dato 2 punti a Knam per okay l'originalità. Ok, tu perché segna quanto ha fatto i tentativi. Per cui Knam è al mio primo posto. Knam, ah, Ferrero Rocher e Lind. Questa è la mia classifica. Ok, io invece ho al terzo posto, non ci crederei mai, i me contro te. Perché okay mi è molto piaciuta la sorpresa, bellissima, il packaging okay è bellissimo. Al secondo posto ho Lind e al primo posto Ferrero Rocher. Quindi ora sommiamo okay quelli che abbiamo pari e vediamo quali sono per noi le uova più buone e belle di quest'anno. Allora, ho sommato tutti. Vai. La tua classifica, la mia classifica. Oh! Inaspettata. Inaspettata? Vai. Sì. Al terzo posto, con 47 punti, si classifica
Ernst Klamm. Ma no! Cioè, io gli avevo dato 20. E io 26. Al secondo posto con 49 punti, l'uovo della Lindt. Mi è piaciuto, ok. E vince con 52 punti, quindi anche con un po' di distacco. Olè! Olè! Quindi diciamo in realtà tutte uova da, tra virgolette, adulto con il vero cioccolato. E beh, perché ovvio che il cioccolato influisce tanto. Se, certo, il cioccolato è buono, il packaging è un po' più serio, curato, ci sta. Sono d'accordo con te. Quindi scrivete voi nei commenti quale tra questi 12 uova avreste comprato. Io vado a recuperare Dantino, che è nella sua palestrina. Io vado a lavarmi i denti. È vero, giusto così. Perché c'è giusto un impastamento qua che... E buona Pasqua, ragazzi! E ciao! Se non ci vediamo prima, buon inizio scuola a settembre. Amore, ma Pasqua, siamo ad aprile. Buon fine scuola. Vado da Dante.